Buonasera a tutti, benvenuti. Allora, Buonasera. oggi parleremo di Johann von Kuberta, faremo un'introduzione generale al suo lavoro in modo da prepararci alla visita alla mostra di sabato prossimo. Non vi farò troppo spoiler sulla mostra in particolare, cercheremo di soffermarci, qualcosa diremo, ma cercheremo di soffermarci più che altro sul resto del suo lavoro. Vi chiedo la cortesia di chiudere i microfoni in modo che ci sia un po' più di silenzio, un po' meno interferenze. Poi alla fine potete riaprirli, se avete delle domande potete farle, possibilmente tutta la fine, segnatevele. Non alzate la manina perché come sanno quelli che già fanno i corsi, quando sono nella fase di proiezione delle slide, non ho la possibilità di vedere nulla se non le slide. Quindi segnatevi le cose e poi si interviene tutti quanti alla fine. Detto questo, partiamo subito con qualche informazione su quello che in qualche modo andremo a vedere. Partiamo un po' da lontano. La premessa è che l'autore di cui parleremo oggi è un autore particolarmente provocatorio, nel senso che il suo obiettivo è quello di suscitare la nostra riflessione su tutta una serie di situazioni all'interno delle quali l'immagine viene utilizzata spesso con consapevolezza per metterci in condizioni di credere cose cui dobbiamo credere e che non sono necessariamente vere. Il leitmotiv dei lavori che vedremo è proprio questo qui. Quindi partiamo un pochino da lontano e partiamo con queste note introduttive. Partiamo da questo signore, fotografato niente po' di meno che da Arnold Gente, scusate se è poco, per chi sta facendo il corso di storia della fotografia, sapete di chi stiamo parlando. Il quale Sir Arthur Conan Doyle è famoso in tutto il mondo più che altro, se non esclusivamente, per la redazione dei romanzi di Sherlock Holmes. Di fatto, però, il buon Sir Arthur, nella fase finale della sua vita, ha dato sfoggio di una certa, come dire, instabilità mentale per certi versi, se non altro dal punto di vista della ragione tanto osannata dal suo personaggio. Infatti, si fa promotore di una serie di scritti anche che vogliono avere il piglio della logica utilizzata nei romanzi di Sherlock Holmes, ma questo piglio lo utilizzano per giustificare, per testimoniare la veridicità e la bontà dei fenomeni spiritici. E per fare questo lui si appoggia molto alla fotografia e andrà a sostenere che appunto queste immagini, ci scriverà un libro, poi lo vedrete a fine presentazione nella bibliografia, c'è un libricino pubblicato adesso di recente da Marsilio, da cui sono tratte queste immagini, che appunto sono tutte le sue argomentazioni in cui ci sostiene la veridicità dei fenomeni spiritici testimoniata dalla fotografia, quindi la fotografia come strumento probatorio. Queste che vedete e ho riportato fedelmente sono le didascalie che vengono riportate all'interno del libro. Al centro l'intercapedine ectoplasmatica e poi sono il signor William Jeffrey e la sua figliola. Poi, siccome prosegue, la cosa è abbastanza buffa e divertente che una persona insomma, dotata di una certa cultura e di un certo livello di intelletto riesca poi a bersi certe cose e a sostenerle con estrema serietà. Poi ci fa vedere la fotografia scattata immediatamente dopo la figura 12, quella di prima. La posizione dei soggetti è la stessa, ma il Vermeer, credo che sia il simpatico correttore ortografico che l'ha inserito. Comunque, ectoplasmatico ora contiene un'eccellente apparizione leggermente distorta della signora moglie, della defunta moglie del signor Jeffrey.
Cioè, capite che quando si arriva a questo livello, la cosa divertente sono tutte le storie che lui racconta sulle precauzioni prese con le lastre segnate e così via, i pacchi vergini, quant'altro, tutti i riferimenti che lui dà per sostenere la bontà e la veridicità di queste simpatiche fotografie. Che non provano nulla. Ma perché siamo andati a prendere Sir Arthur Conan Doyle? Perché Sir Arthur Conan Doyle, non pago di questo tipo di performance, a un certo punto nel 1920 va a sostenere, va a recuperare delle foto scattate 3 anni prima circa da due bambine, Frances Griffiths, detta Alice, e Elsie Wright, detta Iris, che con la macchina fotografica del padre avevano fatto queste fotografie. Queste e altre, c'è tutta una serie di con le fate. Ora, le bambine hanno sostenuto e hanno dimostrato, insomma, pur nonostante la giovane età, perché una aveva 16 anni, l'altra mi pare ne avesse 9 o 11, hanno dimostrato come si può rendere credibile qualcosa che credibile non è, ovvero la presenza di questo mondo alternativo che è quello delle fate. E la cosa ancora più interessante è che dopo altri 2 o 3 anni il buon Sir Arthur Conan Doyle scrive un altro articolo, The Coming of the Fairies, in cui va proprio a dirci che effettivamente è vero, bisogna dare lode a queste bambine, le quali a un certo punto confesseranno che in realtà queste fate le avevano ritagliate e le avevano messe lì con dei sostegni, avevano fatto le foto, sostenendo che però era un modo per rappresentare ciò che loro realmente avevano visto. Ora, al di là di quello che può essere stato l'uso di sostanze stupefacenti da parte delle bambine, che magari l'hanno anche visto davvero, oppure mettiamola in termini meno psicotropi, che avevano fantasia infantile, di fatto la cosa che colpisce di questa vicenda è che ci sia stata la possibilità attraverso la fotografia di rendere credibile qualcosa che tutta questa credibilità oggettivamente non poteva averla. La cosa, però non nasce, non sorprende, non deve sorprendere più di una certa misura, in quanto fin dall'inizio, che sono uno dei padri putativi della fotografia, Eric Talbot, definisce la fotografia, lui sapete che è il creatore del calotipo, ovvero il primo processo negativo positivo che si va a contrapporre al daguerreotipo di Jacques-Louis Mandet Daguerre, che era una copia unica, così come l'eliografia di Niepce che l'ha preceduta e da cui deriva il daguerreotipo. Lui inventa il negativo positivo, cioè la riproducibilità potenzialmente infinita dell'immagine. E lui come definisce la fotografia? La definisce come uno strumento che fissa la natura, per fissare la natura. La stessa presentazione del daguerreotipo in Francia, che verrà fatta da François Arago il 7 di gennaio del 1839, quando all'Accademia delle Scienze viene ufficialmente presentata questa invenzione della fotografia, depone a favore della veridicità, della precisione nella riproduzione della natura, no? Come sanno quelli che seguono i corsi qui in FP School, lui fa proprio l'esempio dell'unico fotografo che in una giornata riesce a riprodurre un numero maggiore di geroglifici rispetto a un'intera squadra di disegnatori in una settimana e lo fa pure con maggior precisione. Quindi c'è un connotato proprio che va a certificare, va a identificare nella fotografia uno strumento di verità. Strumento di verità che poi viene utilizzato anche per affermare verità che non esistono. Vedi il caso delle due fanciulle con le fate, vedi il ben più famoso mostro di Loch Ness, fotografato da un sacco di persone con immagini come questa che dicono tutto e dicono niente. Perché siamo partiti con questo tipo di introduzione? Perché questo ci dimostra come esista da almeno un secolo
una tradizione per cui alla fotografia viene attribuito questo potere quasi mistico di raccontare, di testimoniare degli eventi che non sono altrimenti dimostrabili, che sono nel limite dell'incredibile. E questa sorta di misticismo ci porta direttamente al lavoro di von Kuberta. Perché von Kuberta va a riprendere una parte di queste credenze, le elabora con un sistema concettuale estremamente complesso e al tempo stesso estremamente divertente, perché una caratteristica tipica del lavoro di von Kuberta è quell'umorismo di fondo, e a volte neanche tanto di fondo, che è implicito nel suo lavoro. Secondo me lui si diverte anche moltissimo a fare certe cose, detto sinceramente, in cui dichiara palesemente, se secondo un osservatore minimamente attento, ma proprio minimamente, che è un falso quello che si sta proponendo, non è una cosa vera. Però andiamo un po' a vedere il rapporto tra fotografia e verità e cominciamo proprio dando direttamente la parola al von Kuberta, riprendendo un piccolo brano di una conferenza che ha tenuto un paio di anni fa a Bologna al MAST. La fotografía ha sido un instrumento para imponer certezas y muchas de las veces esas certezas obedecían a intereses oscuros, ¿no? Y es verdad, está muy bien que por fin también desde los instrumentos del poder cultural y del poder político y del poder mediático haya una voluntad de reflexión y de enmienda respecto a cómo la información se disemina, ¿no? Entonces, está muy bien intentar regular la verdad, intentar regular la mentira, pero en el fondo esto nos lleva a cuestiones de tipo ontológico y filosófico. ¿Qué es la verdad? La verdad no existe, la verdad es una búsqueda, la verdad es un proceso, ¿no? André Gide, el escritor francés, dijo una vez, y yo abogo por esta expresión, dijo, a los que buscan la verdad, pero desconfían mucho de los que pretenden haberla encontrado. Por lo tanto, hay que mantener una actitud de intentar llegar a los hechos, si es que hay hechos o no hay más que experiencias, que a lo mejor solo hay percepciones, y la verdad no es más que una suma de percepciones que podemos dar en un Preoccupato. tipo de percepción como vaina. Por lo tanto, Mi tratta di questa questione. andarlo. Favore, i microfoni. Potete Avevo già provato, nulla. spegnere i microfoni, grazie. Quindi, questo è la sua concezione. Esiste una verità? No, non esiste. È un processo di ricerca ed è un processo fatto attraverso la percezione. E proprio in queste percezioni si va a insinuare la possibilità di utilizzare, come dice lui, anche per motivi oscuri, ma non c'è bisogno di pensare a motivi particolarmente oscuri, alla ricerca di un voto elettorale, alla ricerca di vendere un prodotto. Basata sulle immagini, utilizza una serie di meccanismi di coinvolgimento dello spettatore che portano a ottenere il risultato voluto, molto spesso senza che la vittima, lasciatemela chiamare definire in questo modo, si renda conto di ciò che sta subendo. E questo è un leitmotiv continuo che lui esamina sotto vari punti di vista, ma che nel momento in cui ne cominciamo a prendere coscienza, poi può cambiare letteralmente la vita, anche perché siamo circondati continuamente da questo tipo di influenze e pressione. Vediamo un primo lavoro prodotto non andiamo in ordine cronologico, esaminiamo alcuni lavori dell'infinito numero di lavori di von Kuberta e partiamo con Herbarium. Herbarium prende in qualche modo le mosse dall'inizio del Novecento e dal lavoro di un docente dell'Accademia di Belle Arti, tale Karl Blosfeld, che per chi si occupa di storia della fotografia è noto soprattutto per essere praticamente il modello di riferimento di tutta quella che è la fotografia che si occupa di botanica.
Karl Blossfeld in realtà era un docente di ornato e a un certo punto comprende il possibile valore didattico della fotografia e propone ai suoi studenti una serie di fotografie realizzate appositamente su fondo chiaro o in qualche caso scuro, semplicemente per dare contrasto con il soggetto, propone una serie di piante fotografate in modo assolutamente molto molto descrittivo. Immagini di questo tipo, dove vedete che tutti i dettagli sono molto chiari, non c'è nessun intento di creare una luce artistica, c'è l'intento di fornire un materiale utile ai propri studenti per poter realizzare dei disegni di ornato, appunto. Oppure un'immagine come questa, molto basate anche su quella che è l'aspetto grafico dell'immagine. Ora, il riferimento che assume von Huberta è proprio questo tipo di fotografia. E allora cosa fa? Comincia a produrre una serie di immagini. Queste immagini, come questa, da qui in poi saranno tutte fotografie di von Huberta. Vedete che sicuramente c'è una resa, per chi ha l'occhio abituato a valutare la fotografia in bianco e nero, c'è una resa simile ma non uguale, però il riferimento luministico, è esattamente quello delle fotografie di Blossfeld. Poi abbiamo una gamma tonale più contrastata, ma sono cose che insomma derivano anche dalla tecnologia che nel frattempo ha accumulato quei 60-70 anni di miglioramenti. Come tutte le fotografie di botanica vengono accompagnate dal nome latino che identifica questa pianta, che lo potete leggere qui nella didascalia a destra. Vi faccio vedere alcune di queste piante che sono molto particolari, come potete vedere, e che lui fotografa e raccoglie in una collezione di immagini, che sono queste qui, come la Pirulera salvitana, la Calarasca, che poi voglio dire, c'è l'aspetto molto interessante del lavoro di von Huberta, è il diretto collegamento e la diretta interazione tra l'ancoraggio testuale e l'immagine. In questo caso la didascalizzazione, cioè il nome della pianta, assume anche un aspetto assolutamente fondamentale. Poi, come vedete, insomma, ha anche un certo gusto per l'ironia, come dicevamo all'inizio, questa ironia che lui definisce mediterranea, e lui è perfettamente cosciente di fare questo, tant'è vero che dichiara poi in alcune interviste, dice: signori, cioè non è che divertente, il contrario di divertente è serio, il contrario di divertente è noioso, per cui si può parlare in modo molto serio di cose molto serie in modo divertente. E come vedete, insomma, non si tira indietro di fronte a certe cose. Tra queste piante ce ne sono veramente molte, alcune sono abbastanza surreali, tutto sommato, come questa, o come la mia preferita che sta per arrivare tra un po'. Vedete che sono piante veramente molto molto particolari, come questa con la brachipoda frustrata, con le spine al contrario che vanno verso il gambo, non verso l'esterno. Dopodiché presenterà questo lavoro in questo modo, con, per favore, i microfoni, grazie, presenterà il lavoro in questo modo. Vedete che è un display molto semplice, molto rigoroso, e verrà presentato all'interno di una struttura dell'Università di Barcellona. Vedete che è come noi ci aspetteremmo di vedere una mostra di fotografie botaniche in un'università: molto rigore, molto, molto asettica. Ora, come avrete spero notato, queste piante non esistono. Queste piante le ha assemblate o fatte assemblare lui. Avevamo pezzi di animali dentro le piante, avevamo delle cose palesemente finte che non si nascondono neanche.
allora cosa ha fotografato? E qui scatta il cortocircuito. Cioè la fotografia racconta la verità e lui ti ha raccontato delle vere fotografie che raccontano delle vere... quello che hanno fotografato è vero, esiste, perché è stato assemblato. E poi quella pianta non esiste in natura è un altro discorso. Ma il valore probatorio in qualche modo è confermato, ma confermandolo lo sta smentendo. Perché sì, ti ho fatto vedere una cosa vera, peccato che non sia vera quella cosa. La fotografia è vera, ma non è vero ciò che rappresenta. Un altro lavoro di von Kuberta abbastanza interessante è Safari. Safari parte da una considerazione molto, molto in voga, tutto sommato, negli anni 90. Ci sono anche altri artisti che si dedicano a questo tipo di discorso, ovvero la domanda che ci si fa da persone immerse nella cultura occidentale è cosa sappiamo dell'Africa? Ed è una domanda che verrà posta anche da un artista cileno che farà la raccolta di tutte le copertine di Life e le metterà a griglia una dalla prima all'ultima pubblicata con il titolo Cercare l'Africa, dov'è l'Africa in Life? E effettivamente nelle copertine di Life l'Africa non compare. Cosa dice il buon von Kuberta? Dice che noi dell'Africa alla fine abbiamo una grande informazione attraverso i giornali che ci parlano di quello che succede in Africa. Quindi noi sappiamo cosa accade, no? Abbiamo tutta questa serie di informazioni più o meno nefaste. Quando si parla d'Africa si parla perché succede qualcosa di brutto. Ma in realtà poi quello che non sappiamo è perché succede. E quello che è il nostro riferimento sull'Africa alla fine sono le cartoline dei plan turistici che lui espone. Espone con una sorta di struttura a croce in cui poi da una parte abbiamo questo materiale pubblicitario di marketing, quindi un'immagine assolutamente stereotipata dell'Africa, dall'altra abbiamo questo diorama che è preso dalla collezione di un museo. Ancora i diorami, l'altra cosa interessante in von Kuberta è che molto spesso nel suo lavoro c'è l'eco di lavori che sono fatti da altri, perché un lavoro sui diorami viene fatto anche da autori giapponesi di assoluto spessore. Per cui questo in qualche modo viene richiamato. E la considerazione qual è? Che tu al turista che va in Africa, che ha questo immaginario stereotipato dell'Africa, non puoi negare la foto del leone a riposo. E l'altro atto di, tra virgolette, accusa di von Kuberta è il suo autoritratto, in cui si è vestito da esploratore secondo il canone più stereotipato che si possa immaginare, al limite, cioè non al limite, a livello del fumetto proprio, dove col cappello da esploratore, la sariana e la macchina fotografica al collo, una bella fotografia, probabilmente fatta, non dico dietro casa sua, ma insomma poco ci manca, filtro rosso per fare il cielo scuro, avere la sensazione di questo grande caldo che noi associamo automaticamente all'Africa, e quindi questo è il modello del turista, quello che poi deve andare a fotografare il leone. Un lavoro che appunto fa riflettere su quello che può essere il nostro rapporto con alcune informazioni che riceviamo e che poi ci portano a immaginare delle realtà che sono assolutamente idealizzate in un modo che non ha necessariamente riscontro con quella che è la realtà, perché per noi l'Africa è solo di gente che muore di fame e compagnia cantando, di migranti e così via. Altro lavoro che presenta degli aspetti interessanti è emogrammi. Ora, cosa sono gli emogrammi? Gli emogrammi sono uno screening del sangue di
paziente, di una persona che si sottopone a un'analisi, e lui lo utilizza. Praticamente cosa fa? Chiede a dei volontari di mettere una goccia del loro sangue reale su un acetato, con la piena libertà. Fai cadere la goccia, strisci, fa l'impronta, quello che vuoi. Dopodiché prende questi acetati, una volta secchi, e li usa come negativi per fare delle stampe, come vedete, di grande formato. Dopodiché, come sempre, lui lavora sul cosiddetto display, cioè sul modo in cui questa mostra viene presentata. Vedete che l'ambiente della galleria è asettico nel modo più totale. Abbiamo le foto tutte uguali, tutte di dimensioni piuttosto considerevoli, appese a un muro, e da un lato c'è una sorta di gabinetto dei prelievi con una tenda per la privacy. Questa cosa viene corredata con le immagini di un prelievo. Di un prelievo a rendere tutto molto più attivo, dettagli che ci fanno vedere che effettivamente questa operazione sarà fatta in un certo modo, e poi ci sono le immagini. Le immagini sono corredate dalle iniziali puntate dei donatori con la data del prelievo. Ora, anche qui, al di là del dato, chiamiamolo empirico, il presentare come didascalia n.s.16798 ci fa entrare in un clima preciso, che è il clima del rispetto della privacy, con i nomi puntati, e rende tutto molto più realistico, molto più centrato rispetto a quello che potrebbe essere un discorso effettuato realmente. Solo che cosa ti va a sottintendere? Perché poi il lavoro di von Kuberta gioca spesso sul non detto, sull'equivoco, che frasi messe in una certa maniera, composte in una certa maniera e dette in un certo ambiente, possono assumere il significato che possono assumere. Allora, cosa ti sta dicendo? Quindi sta dicendo, ti sta suggerendo che realmente questo si tratta realmente di un'immagine che in qualche modo ha a che vedere col signor NS e tutti gli altri, c'è un rigore della data ed è in qualche modo la rappresentazione del suo essere, in quanto comunque legato al sangue, in tutte le culture umane ci sono un'infinità di credenze e di ritualità che hanno una profondità e un valore di contatto intimo molto forte. Quindi già questa cosa diventa importante. Dopodiché, pensando al processo prettamente fotografico che lui usa, prendendo questi acetati, usandoli come negativi, c'è un passaggio della luce attraverso la trasparenza e un non passaggio attraverso il sangue. E anche questo ci rappresenta, poi vedete che lui più di tanto non resiste a essere un po' giocherellone, diciamo, per mantenere, visto che la registrazione rimarrà pubblica, diciamo giocherellone. In un altro contesto mi sarei espresso in altri termini. E dico, insisto sull'argomento. Questa cosa poi diventa un discorso anche su quelle che sono i chiaroscuri dell'informazione, cioè dire, questo passaggio di trasparenza, questa luce e quest'ombra che si creano in questa cosa, simbolicamente ci rappresentano anche i chiaroscuri e le ombre dell'informazione. Questa cosa qui noi la possiamo prendere per come ci viene raccontata, o possiamo semplicemente guardarlo come esercizio concettuale a discrezione. La mostra che vedrete, ci testimoniavano i ragazzi alla reception quando siamo andati a fare il sopralluogo, risulta irritante per molto, per alcune persone, non so se credo non molte, però per alcuni risulta estremamente irritante, perché
Come dice lo stesso Foncuberta, dice ci sono due possibilità fondamentali, no? Lui lo sa che le sue cose danno fastidio e il suo scopo è in qualche modo dar fastidio per risvegliare una attenzione altra al mondo dell'immagine. E dice, cioè, io penso, dice, che possa dar fastidio o perché mette in crisi il tuo sistema di valori o perché ti incavoli con te stesso per quanto sei stato credulone, capendo che poi tutta una serie di cose come quella che hai visto potrebbero averti ingannato per anni e anni della tua vita. Particolarmente elaborato è il progetto Sputnik. Il progetto Sputnik prende le mosse, vedete che l'esposizione è non fatta a Monaco, è stata particolarmente corposa. Ed è composta da fotografie e da installazioni, come sempre o quasi sempre nei lavori di Foncuberta. Qual è la storia? La storia è che l'Unione Sovietica ha perso da poco un pilota militare. Nel frattempo, mandano nello spazio un altro ufficiale dell'aeronautica militare in un'esplorazione spaziale. A un certo punto c'è un blackout con la navicella, tra la base terra e la navicella. Quando la navicella ritorna, l'astronauta è sparito e nessuno sa che fine ha fatto, non c'è più. E questa cosa non, è un gran problema per l'Unione Sovietica. L'Unione Sovietica che reagisce come noi pensiamo che avrebbe reagito secondo lo stereotipo l'Unione Sovietica. Di fronte al problema, non si può ammettere che nel giro di pochi mesi perdiamo due piloti, un pilota e un astronauta, che comunque era un pilota anche lui. Soluzione: il comandante Stoichkov non è mai esistito. Caspita. Vai a recuperare tutti i documenti in cui il comandante Stoichkov compare e si secretano tutti, li fanno sparire. Caspita, però c'è la famiglia. Vabbè, la famiglia, siamo in Unione Sovietica, qual è la soluzione? Deportati in Siberia. Cioè, lo stereotipo proprio eletto a ragione di vita. Se non che, a un certo punto, con Gorbaciov arriva la Glasnost. E Foncuberta, che gli affaracci suoi non se li fa mai, apre un armadio del KGB e trova tutta la documentazione sulla sparizione del comandante Stoichkov, cioè quindi la rende pubblica. Qui vedete altri dettagli dell'installazione, di cui alcune cose sono veramente godibili, come questa, ad esempio, perché questi sono gli oggetti che il comandante Stoichkov si è portato in orbita. Per cui ci sono le macchine fotografiche per fare le riprese. Sappiamo, no, che la NASA mandava sugli astronauti con le Nikon modificate, con le Hasselblad modificate per fare le foto, quelle dell'allunaggio e quant'altro. Ovviamente lui, cos'è? È sovietico, ci andrà con delle macchine sovietiche. Quindi la Fed 2, quella è un'antesignana della fotografia stereoscopica. Ma poi, siccome è sovietico, cosa fanno i sovietici? Come passano la loro vita? Giocare a scacchi. E quindi si porta la scacchiera portatile nello spazio. Immaginate a gravità zero uno che gioca a scacchi da solo, oltretutto. Però è lo stereotipo. Dopodiché comincia a farci vedere tutta la documentazione che lui recupera. Quando il comandante Ivan Stoichkov si prepara, gli insegnano anche a utilizzare la fotocamera perché dovrà documentare quello che vede durante la sua esplorazione spaziale. Ed eccolo lì, in divisa da ufficiale dell'aeronautica sovietica, quello è Foncuberta stesso, giovane, con in mano una bella fotocamera, che è una bella Kiev 88. Ora, la Kiev 88 era la copia sovietica dell'Hasselblad, quella che gli americani hanno mandato nello spazio.
Quindi vedete che il gioco della citazione, del riferimento a qualcosa che realmente è accaduto in un'altra forma, in un altro luogo, in un'altra nazione, rende credibile, rende il valore probatorio dell'immagine credibile. Va nello spazio, fa quello che fanno gli americani, ma come lo fa? Lo fa con le macchine di produzione sovietiche. Dopodiché ci fa vedere anche che fin da bambino il comandante Stoichkov aveva la passione per lo spazio, per gli aerei, perché ce lo fa vedere nella giostra, mentre sta in questa macchinina con tanto di insegna della Stella Rossa, a forma di aeroplano, di jet. E ti dice anche che questa cosa è stata fatta nel 1935, quindi fa tornare anche i conti, ricostruisce una biografia inventata. E qui i riferimenti sono a tutta la letteratura di invenzione, le biografie di invenzione, piuttosto che, come vedremo dopo, al Borges con gli animali inventati. Poi, ovviamente nel 63, il 23 di aprile, perché c'è la data esatta, ovviamente, il comandante Stoichkov si sposa con Irina. È sovietico, quindi non si sposerà in chiesa, ovviamente, si sposerà nel municipio di Leningrado. Anche qui fotomontaggio con von Kuberta che interpreta Stoichkov. Quindi grande lavoro anche di ricerca sulle immagini. Poi questo momento fantastico. A un certo punto ritrova anche la fotografia originale che viene venduta da Sotheby's quando, 11 dicembre del 93, ma che porta la data del 7 novembre 67. E qui è un capolavoro perché ci sono tutti gli ufficiali dell'aeronautica nella Piazza Rossa con tutte le scritte in cirillico corsivo, con le firme, notare il colore diverso dell'inchiostro, quindi la cura maniacale del falso. Però questa foto è proprio quella originale, quella che è stata fatta sparire. O meglio, e qui si aggancia a un discorso molto importante sulla falsificazione attraverso la fotografia. Questa è la foto ritoccata che compare in un libro di tal Boris Romanenko intitolato Destinazione Stelle. Attenzione! Destinazione Stelle, un titolo roboante, pieno di propaganda, anche quello, no? Che ovviamente non esiste. E in questa foto manca il comandante Stoichkov, sono state cancellate le scritte. Questa cosa non è un'invenzione fine a se stessa, è una cosa che chi conosce un minimo di storia della fotografia o della propaganda. Fa parte di un modus operandi ben preciso, comune a molte dittature. In particolare, ad esempio, abbiamo degli esempi storici certificati, per cui questa foto fatta a Praga nel 1948, questa è l'originale, tutti quelli che vedete con la freccetta rossa che li indica, spariscono nella foto ufficiale, quella che viene utilizzata. Ora, questa pratica della sparizione del fotoritocco politico è tipica del regime sovietico, del regime del Partito Comunista Cinese, con una differenza abbastanza importante. Nell'uso sovietico, nel momento in cui un personaggio rappresentato in un'immagine fotografica cade in disgrazia, no? Rispetto all'entourage politico di rappresentanza, che cosa succede? Succede che sparisce dalle foto. Li chiamano i ritoccatori, bravissimi, e lo fanno sparire. Con buona pace di chi pensa che queste cose si facciano solo con il digitale. Si facevano tranquillamente e molto bene anche con la fotografia analogica. Piccola interruzione, io dimenticherò difficilmente un seminario fatto con un signor Ronsard, ritoccatore francese che veniva presentato come il più grande ritoccatore francese, il quale un giorno ci fece vedere una fotografia in bianco e nero di una ragazza con un neo, ci fece vedere come si faceva sparire il neo
Dopodiché ci fece vedere come quella foto in bianco e nero ritoccata senza neo diventava la pubblicità di una pellicola a colori, la quale veniva promossa come una pellicola particolarmente adatta a riprodurre i toni dell'incarnato. Tanto per dire quanto non si faceva fotoritocco con l'analogico. In Cina invece il discorso è differente, perché mentre in Unione Sovietica si fa sparire, ma nel senso che si cancella la sua esistenza, ma lasciando che l'immagine mantenga una sua credibilità, in Cina quando qualcuno, e succedeva abbastanza spesso, probabilmente succede ancora oggi, decade dalle grazie del partito, si cancella tanto quanto. La differenza qual è? Che se questa è la foto originale, quella che poi verrà promossa, in cui spariscono quei personaggi lì, verrà lasciato palesemente il buco, perché si sappia che sono stati eliminati. Oppure è stata utilizzata anche per sottolineare la figura del grande timoniere Mao Zedong, che in questo caso c'è un libro bellissimo in cui ci sono tutte queste rivisitazioni delle foto. Ci fecero una mostra altrettanto bella nei primi anni del primo decennio di questo secolo ad Arles. Questa che vedete in basso, questa qui, è la fotografia originale in cui c'è Mao Zedong che spala per la costruzione del sito della riserva delle tombe Ming. La fotografia che verrà utilizzata ufficialmente invece sarà questa. Quel signore lì che vedete indicato dalla freccia accidentalmente sparisce e la foto diventa anche a colori. Perché la figura del grande timoniere, del condottiero della Cina comunista non poteva essere sporcata, tra virgolette, dalla presenza di un altro oggetto che fa la stessa cosa. Quindi il culto del corpo del capo in qualche modo. Analogamente, Zhu che torna da Mosca, questa è la foto che viene diffusa e quella a destra era la foto originale in cui Beato si è divertito a scontornare tutti i fiori e a far sparire l'omino che sta dietro. O ancora, e chiudiamo, Mao che ispeziona una fabbrica ad Anhui e vedete che è una foto normale in quella situazione, no? C'è qualcuno, un comitato che lo segue e c'è un signore dietro. Questo signore ovviamente sparirà in modo, insomma, un po' anche poco credibile, detto sinceramente, in questo caso. Però questo per dire che cosa? Che quella citazione di von Kuberta della sparizione di Stoichkov non si fonda sul nulla, si fonda su un dato, su una pratica consolidata, che è quella del far sparire le persone attraverso il ritocco fotografico. E questo contribuisce a rendere credibile la storia di Stoichkov. Altra cosa, una scena dal film Solaris di Tarkovsky, 1972. Guardate più che altro, al di là del doppiaggio tragicomico, guardate gli ambienti, soprattutto nella parte finale. Questa è mia moglie. Ricordo di un servo. E tu qua, hai mai ispezionato un danno? Ti ho già detto che mia moglie non è capito. Secondo me è più morale fare esperimenti su loro che sulle carni umane. Non sei d'accordo? A me è lo stesso. Sarebbe come se ritagliassi una gamba. Ecco, guardate questo ambiente, che è abbastanza classico dei film di fantascienza, di queste pseudo-astronavi, no? Ora, Solaris è stato letto dalla critica occidentale come la risposta sovietica a 2001 Odissea nello spazio. In realtà non c'è assolutamente nulla.
è la trascrizione cinematografica di un romanzo di Lev, che è un autore di fantascienza polacco, molto interessante, tra l'altro con una fotografia, soprattutto nelle scene iniziali, stupefacente. Ripeto, trovo drammatico il doppiaggio, viene quasi voglia di non capire niente e ascoltarlo in russo. E questa è la foto che propone von Kuberta durante la preparazione dell'astronauta Stoichkov, in cui ovviamente questo è il faccino di von Kuberta messo dentro a questa situazione qua, con la sua ombra, cioè l'eventuale sostituto nella missione. E vedete che questi ambienti in qualche modo richiamano in qualche misura, quindi va sempre a cercare un qualcosa che si è già visto, un qualcosa che appartiene al repertorio iconografico delle persone comuni, perché comunque Solaris è un film, e al di là di quello che può essere l'atteggiamento italiano nei confronti di queste cose, è un film che hanno visto in molti, quindi appartiene all'iconografia popolare. Poi naturalmente c'è il ritratto ufficiale, con lui bello, sorridente, col suo inconfondibile sopracciglione. Ci sono le foto del comandante Stoichkov che va a parlare con i bambini. Si sa che nei regimi di propaganda personaggi come l'astronauta, personaggi che comunque danno lustro alla nazione, vengono portati ad esempio nelle scuole per fare propaganda, coinvolgere questi bambini, e naturalmente c'è anche il momento in cui lui viene intervistato dai bambini e parla con i bambini, tutto sorridente, piegato verso di loro. E poi c'è la classica immagine gloriosa. Ora, a parte la follia dei motori accesi e lui a questa distanza, vabbè, se lo facevano fritto, se fosse vero, no? Però lui che con lo sguardo volto verso l'infinito, che è tipico della retorica di regime non solo sovietico, io difficilmente dimenticherò a Shanghai la statua di Mao, la ricostruzione della prima riunione del Partito Comunista in cui lui decide la rivoluzione, dove tutti sono seduti intorno a un tavolo e lui sta in piedi con lo sguardo rivolto all'infinito. E questo sguardo lo troviamo qua, con il saluto, una foto presa dal basso, quindi per esaltare il personaggio, la gloria di questo che rappresenta la forza dell'Unione Sovietica nella ricerca spaziale e tutto il resto, foto che gronda di retorica. E poi ci sono i documenti, perché un altro grande classico dei lavori di von Kuberta è lavorare sui documenti tutti rigorosamente falsi. E qui si prende la briga di far scrivere a qualcuno in corsivo cirillico, di avere dei disegni, dei riferimenti per noi. La cosa drammatica è che poi saranno anche cose che hanno un'attinenza reale con l'argomento che viene trattato. Per noi è solo un documento che riteniamo credibile perché c'ha l'aspetto di una cosa, carta millimetrata, sa tanto di scientifico. Come mettere una griglia di toni e una scala millimetrata intorno a una fotografia, che cosa ci ricorda? Ci ricorda le foto della NASA, quelle che hanno fatto circolare, in cui c'erano le griglie addirittura nella foto con le scale millimetrate per dare agli scienziati uno strumento di parametrazione di ciò che stavano vedendo. Dopodiché questa è una foto di qualcosa sfocato e di un sasso qualsiasi più o meno tondeggiante, ma soprattutto vi prego di apprezzare che l'asteroide si chiama Cadoc, e vi prego anche di provare a leggerlo al contrario. Kodak, con un chiaro e divertito riferimento alla nota azienda di materiale sensibile americano. Ma non finisce lì, perché anche con la sua luna Exar, Exar è il nome di una fotocamera prodotta da Konica, famosa per essere stata una delle prime fotocamere il cui otturatore era completamente silenzioso. Poi ci sono le immagini e le mappe trasmesse dal Soyuz 2, con una foto satellitare qualsiasi,
dei disegni che alludono a traiettorie, orbite, qualcosa, degli appunti e poi foglie macchiato. Perché è rimasto lì, è stato conservato male, si è macchiato, succede. Una foto di un qualcosa che potrebbe essere anche fango con un contrasto un po' alzato e soprattutto i due timbri che pur non conoscendo il russo riusciamo a leggere come segreto, quindi documenti segretati, con una serie di simboli inventati che un po' ci ricordano l'alfabeto greco, un po' ci ricordano non si sa bene cosa, che non hanno senso, è una pagina di un foglio che non ha nessun significato, ma che proposto così proprio perché non decifrabile, ci appare come credibile. E poi c'è il momento del divertimento. Anche qui e ti fa vedere il prototipo di scafandro, gli studi per la tuta spaziale per il cane di media taglia. A cosa fa riferimento? Fa riferimento al fatto che il comandante Stoichkov andrà in giro nello spazio con Cloca e farà anche attività extraveicolare col cane, lo vedete qua, buffissimo. Dentro alla sua tutina spaziale. Qual è il riferimento? Il riferimento è alla povera cagnetta Laika che i russi nel 60 o nel 61 spedirono nello spazio per vedere come un essere vivente poteva sopravvivere oltre l'atmosfera. Quindi dà tanti riferimenti che sono totalmente falsi, ma che mirano a cose, assomigliano a cose reali e che quindi danno il senso della realtà alla situazione, la rendono credibile. Poi c'è tutto un lavoro che lui fa sull'artista e la fotografia. En este proyecto yo no me presento como artista, sino como un historiador que por una serie de vicisitudes y conductas ha encontrado los residuos de experiencias hechas con la fotografía por grandes fotógrafos. Por ejemplo, por Picasso. Picasso es un célebre pintor que también ha trabajado la cerámica, ha trabajado con la escenografía, ha trabajado con muchos medios. Pero, ¿cuál ha sido la relación de Picasso con la fotografía? El Museo Picasso de París presentó tres exposiciones fotográficas, tres exposiciones de Picasso en relación a la fotografía, comisariadas por Anne Baldessari. Por lo tanto, había ya un telón de fondo en el que efectivamente es perfectamente creíble que Picasso también ha hecho fotografías. Además, como es sabido, Picasso colaboró con un fotógrafo, André Villers, cuando vivió en Bolonia, en el sur de Francia. Y juntos hicieron trabajos en el que Villiers hacía unos paisajes y Picasso intervenía con unos decoupages, con unos cacaos, con unas formas geométricas muy fijaciones. Por lo tanto, el proyecto es muy sencillo. Yo voy a Bolonia, me encuentro con André Villiers y le pido que me deje utilizar esta fotografía. Esta es un retrato que tomó él. Pero este retrato yo lo intervengo y ya tenemos a Picasso convertido en fotógrafo. Muy bien. Estos son los trabajos que André Villers y Picasso realizaron a principios de los años 60. Y entonces yo empiezo mi narración. Resulta que en una casa de la Camarga en la que Bolorí, en la que Villers y Picasso se reunieron para hacer este tipo de experiencias colaborativas, dejaron olvidado un sobre de papel fotográfico. Y en este sobre de papel fotográfico habían las imágenes descartadas, las imágenes que no utilizaron, las imágenes que técnicamente no tenían el nivel de calidad necesario. Entonces, fijémonos, a la derecha tenemos una fotografía realmente realizada por Picasso y Brioche. A la derecha, una que he hecho yo. Esta la he hecho yo. Esta la he hecho Picasso. Esta la he hecho yo. Y esta también. Y esta también, y esta también, y esta también, y esta también. Y al final resulta que mis imágenes de Picasso son mucho mejores que los Picasso originales, ¿no? Entonces, el tema es, porque yo soy mejor fotógrafo, ¿no? Porque mejor que Picasso no sea bueno. Entonces, la idea es, digamos, para que esto sea convincente, ¿quién tiene que mostrar ese trabajo? Lo tiene que mostrar el Museo Picasso de Málaga.
Que si yo convenzo a Museo Picasso de Málaga que exponga esos trabajos, nadie va a dudar, aunque yo no diga nada, nadie va a dudar que esas imágenes tan típicamente picasianas, que combinan ese universo picasiano de los toros, de la tauromaquia, de la mitología, nadie lo hará, ¿no? Entonces, efectivamente, pues convenzo a los directores de esa institución para que me dejen mostrar, no en una sala noble, pero sí en unas dependencias del museo, los resultados del hallazgo fortuito de unas pruebas de trabajo, de unos bocetos, que no son obras, porque no están firmadas, ¿no? Entonces yo hago una presentación, una conferencia de prensa hacia los periodistas, donde jugando con las utilidades del lenguaje, con la demagogia, como hacen los políticos los periodistas, ¿no? Pues simplemente digo toda una serie de frases que individualmente ninguna de ellas es falsa, pero todas ellas inducen al visitante a creer que esto es un Picasso. Por ejemplo, digo, estas son unas imágenes que ayudan a entender el proceso de creación del maestro. No digo quién es el maestro, que estamos en el Museo Picasso. Son imágenes que no son obras porque no están firmadas, claro, no están firmadas, porque el pobre Picasso está más muerto que un pasado, ¿no? Y son unas imágenes que realmente nos dan cuenta de ese universo exuberante, no sé qué, de un genio. Porque yo digo genio, todo el mundo entiende Picasso. Y entonces juego esas imágenes en el Museo Picasso, con unos catálogos de Picasso, con unos leyes, unas cartelas que pone el Minotauro a la espera de Teseo. No sé, o sea, títulos típicamente picasianos, ¿y qué pasa? Y al día siguiente, todos los periódicos de Málaga dicen imágenes inéditas de Picasso en su casa natal. De 7 periódicos que hay en Málaga, 5 dieron la noticia como auténtica. El historiador Joan Fontcuberta encuentra obras inéditas de Picasso que se exponen en su casa natal. Este es un experimento que demuestra hasta qué punto, en realidad, no miramos con los ojos transparentes, sino que proyectamos lo que queremos ver. Si esto está presentado en el Museo Picasso, si esto parece un Picasso, si hay unos elementos de contexto que nos remiten a Picasso, conclusión, esto es un Picasso. Y ahí está el error. Y esto es lo que nos pasa casi siempre sin que nos demos cuenta. Y este proceso lo venimos haciendo con muchos artistas. Ahora, capite que il ragionamento ci fa riflettere molto su quello che incontriamo, ci fa riflettere molto sulla serietà anche del lavoro giornalistico. Sapete che uno dei fondamenti del lavoro giornalistico dovrebbe, sottolineo il condizionale, essere la verifica delle fonti. Cioè, hai un'informazione, vai a vedere se è vero, cosa che viene fatta sempre meno spesso, soprattutto dalle nostre parti, ma non solo dalle nostre parti. Vengono presi degli abbagli miserabili, non so, noti quotidiani italiani che in occasione del terremoto in Abruzzo pubblicarono una foto fatta in Cina. E amenità di questo genere ce ne sono quante ne volete, purtroppo. Però fa anche riflettere, anche a voler ammettere la buona fede del giornalista, il buon lavoro del giornalista, fa anche riflettere su come l'informazione sia facilmente manipolabile, che è poi l'intento fondamentale che tra un sorriso e l'altro Fontcuberta ci propone come riflessione. Adesso vediamo alcune di queste cose. Questo è il Picasso che avete già visto, che ci ha fatto vedere lui stesso, in cui attribuisce una macchina fotografica, e questa fotografia che in realtà è fatta da lui. Poi abbiamo anche Dalì ovviamente cosa fotograferà? Fotograferà l'osso, quel ramo che parte dal nulla, così, l'apocalisse dell'eologia. E anche lì il rifarsi non solo al modo, qualcosa che richiami il conosciuto e ci fa pensare che sia reale la cosa, ma anche quello che appunto abbiamo definito prima l'ancoraggio, cioè la titolazione di queste opere, che richiamano e sono nello stile, come diceva lui, no? I titoli picassiani. Oppure abbiamo Miró che fotografa questa mano con il piattino, con il biglietto sopra, e poi ci sono questi
inserimenti di colore che sono i colori che ritroviamo nei quadri di Miró. Quindi tutto questo alla fine rende la cosa credibile. Altro esempio ancora di manipolazione feroce è quello degli aerolithi, no? Dove il proporre una storia in cui esiste un comitato scientifico che analizza le nuvole, i fenomeni atmosferici con un direttore, un funzionario che ha un nome assolutamente improbabile, mezzo tedesco, mezzo spagnolo, con un nome palesemente ridicolo dell'istituto stesso, che certifica che questi blocchi di ghiaccio che arrivano sulla Terra in Spagna sono di origine extraterrestre. Tra parentesi, notare come poi ci sono queste pubblicità nei giornali. Vabbè. E ovviamente basta andare in uno sfascio qualsiasi, fotografare una macchina incidentata e dire, vendere questa foto come i resti di un'automobile dopo l'impatto con uno di questi blocchi di ghiaccio, l'aerolito. Poi facciamo vedere una foto di un qualsiasi blocco di ghiaccio messo in una borsa, estratto da una borsa termica e poi messo a fianco a una scala pseudomillimetrata di riferimento che sa tanto di scientifico, e quindi tutto questo rende la cosa credibile. Ma qual è il modello? Il modello è quello della fotografia del quotidiano, una fotografia normalmente sciatta, di bassa qualità, e infatti vedete che le foto sono di bassa qualità. Poi c'è il capolavoro finale del dottor Juan García Schroeder, fisico delle nuvole CSIC, Consiglio Superiore di Investigazione Scientifica, con un aerolito di 7,9 kg caduto in una zona residenziale di Villa Lobitos. E poi c'è questa foto pessima di von Kuberta stesso, ovviamente, con un aerolito tenuto con le dita dentro una vaschetta. Ma dov'è il gioco qui, la dichiarazione che ti sta proponendo qualcosa di falso? Perché lui non vuole venderti una notizia che non è vera, appunto. Lui vuole farti riflettere in modo giocoso sul fatto che dobbiamo stare un po' più attenti a quello che la comunicazione ci offre. Il gioco è nella vaschetta, che per chi ha avuto un po' di pratica di camera oscura è un'inconfondibile vaschetta per il trattamento della carta in fase di stampa. Poi ci sono i giornali, anche qui vedete che mettere il trafiletto piccolo, un secondo blocco di ghiaccio di origine sconosciuta è caduto in Spagna in questi giorni, in 2 giorni. Ma attenzione, perché la pagina Sociedad, ma qui c'è l'Academia de Ciencias, quindi questa cosa messa in relazione, queste due parti, ci rendono la credibilità della notizia. Come lo smentire l'aspettativa davanti al diluvio di ghiaccio di falsi aeroliti in tutta la Spagna? Cioè, te lo dice anche, guarda che non è vero. Perché nella dialettica di un fenomeno del genere c'è chi dice è vero, c'è chi dice qualcuno un po' più saggio ti direbbe non è vero. E quindi andiamo a chiedere, il presidente del CSIC attribuisce gli aeroliti a un raro fenomeno meteorologico. Dopodiché, come rileva lo stesso von Kuberta, ma prima di basterebbe tagliare questa cosa e vedere che non è fatto come la grandine, cioè a strati, e questo ti fa capire che non può essere quello, perché un blocco di ghiaccio noi lo facciamo cadere non dall'atmosfera, dove probabilmente si scioglierebbe pure, ma immaginiamo anche che fosse enorme e si riduce, ma se noi facciamo cadere un blocco di ghiaccio dal primo piano, si riduce in frantumi, non rimane il blocco così. E poi vi faccio notare questo casi impossibile finale nel piedino di pubblicità, nel quartino di pubblicità. Altro lavoro, ci siamo abbastanza vicino alla fine, le sirene. Le sirene riprende la mitologia degli animali strani, degli animali che appartengono al mito. Soprattutto gli animali del mare, queste sirene, metà pesce, metà esseri umani, e attribuisce la ricerca a tale padre Jean Fontana. Altra cosa, gioca molto spesso sul suo nome, proposto direttamente, o su quello di chi collabora con lui, come vedremo nel caso di Fauna.
E la mostra viene arricchita con una serie di documenti, con queste teche, queste le vedrete anche a Pavia quando vedrete la mostra, dove sono pieni di documenti, di foto. E la cosa meravigliosa sono questi falsi, ma soprattutto il rapporto con la didascalia. La didascalia di questa foto è Padre Fontana con la sua zappa, che non si vede, nella cappella di Saint-Michel di Cusson. Verso il 1943, cioè il fornire dei dettagli neanche necessariamente rilevabili dall'immagine, ma che rendono la cosa credibile proprio perché ci sono tanti dettagli inutili. Poi c'è la foto di gruppo con tutti i padri, tutti i sacerdoti che fanno parte del seminario di cui lui ha fatto parte, questo Jean Fontana, poi abbiamo Jean Fontana, Joseph Antoine Bernier, Jacques Leroux, eccetera, eccetera, cioè non so, sa leggerli tutti, che vengono citati uno per uno, ognuno con un nome, quindi deve essere vero, cavolo, hanno un nome tutti quanti. Poi c'è Jean Fontana, sempre lui ovviamente, che si propone vestito da prete, e finalmente cosa aveva fatto Jean Fontana nel 1947? In prossimità del fiume Bess aveva ritrovato degli scheletri di Idropiteco. Caspita, mezzo uomo, mezzo pesce. Però questa cosa suscita un po' di problemi. Lui è un prete, quindi viene vagliata anche dal Vaticano, perché non ce ne sono, se ne parla proprio. Già abbiamo Teilhard de Chardin che dice delle cose che non si possono sostenere. La più bella, se avevo un ricordo universitario, era quando lui sosteneva che la quarta fase dell'umanità sarebbe stata quando si sarebbe completamente affrancata dal cibo prodotto dalla terra, dall'allevamento, e sarebbe arrivata a un'alimentazione totalmente sintetica. Quindi c'è un mezzo eretico, tutto padre Teilhard de Chardin, che era un gesuita, se ricordo bene, e quindi viene tutto insabbiato, alla fine si decide. Copriamo tutto, ricopriamo tutto di terra e mettiamo a tacere questa storia, non la divulghiamo. Se non che a un certo punto ci sono degli archeologi che vanno a riscavare e trovano questi scheletri fossili. E quindi che cosa succede? Succede che in realtà si alimenta tutto un processo che porta a rendere questi luoghi turistici e a inserirli nel percorso turistico. Tanto è vero che si creano anche i cartelli, quelli tipici dei luoghi turistici, dove, poi vedremo il dettaglio, la cosa meravigliosa è cosa rende credibile questa foto, che è una foto abbastanza insulsa in sé, il fatto che ci sono i due visitatori. Cartello turistico e turisti. Questo dettaglino qui è quello che fa diventare questa fotografia del pannello informativo dell'Idropiteco di Tanaron, lo fa diventare credibile. Poi c'è anche il cartello visto da vicino, la Sirène de Tanaron, con tutti i simpatici loghi delle amministrazioni, ma questi cartelli vengono fatti veramente perché quelle cose lì lui ha fatto un'installazione permanente. Cioè, se non sono stati distrutti dalla gente piuttosto che dalle intemperie, ancora se andate lì li trovate. Lui si è fatto tutta questa cosa pazzesca, costruendoci intorno una mitologia, inventandosi che alla fine vengono fuori alcuni di questi perché c'è stato un movimento tellurico, e la cosa bellissima è come te lo documenta, con foto in cui fondamentalmente vedi tra poco e niente. E lui questa cosa la tratta come la tratterebbe una rivista scientifica. Tant'è vero che si mette nei panni del redattore e va a Saint-Benoît e ci dice che qui c'è lo scheletro fossile dell'Idropiteco. Se lo vedete. Ma questo è un atteggiamento tipico delle riviste. Ti faccio vedere una cosa generale, poi in realtà l'Idropiteco sarebbe qua, sarebbe questa cosina qui. O questa ancora più bella che ti fa vedere la veduta generale della cascata. Anche questo lo troveremmo in una rivista se fosse un argomento vero, no? E quindi riflettiamo su quello che vediamo, perché poi ci fa anche la copertina del Scientific American. Shock in French, Provence, Hydropitec, the actual missing link.
Ragazzi, se immaginate che veramente trovino una cosa, la tratterebbero così. Quindi, per cosa fa funzionare? Cosa rende credibile un modello? Fondamentalmente, il fatto che si imiti qualcosa che tu già conosci e a cui attribuisci una valenza di credibilità, di autorevolezza. E lui gioca tutto su questo. Poi un cenno alla mostra che vedremo, cercando di essere il meno spoileranti possibile. La mostra gira tutta intorno all'ipotetica figura del dottor Peter Ameisenhofen. Ora, anche ancora una volta, si gioca sul senso delle parole, sulla lingua. Ameisenhofen suona come formichiere. Questo lavoro lui lo fa insieme al defunto Pere Formigueira. Il formigueiro è il formichiere. E vedete che costruisce il personaggio, che è uno studioso tedesco che pochi conoscono, che ha lavorato a Berlino. Vedrete che c'è anche l'intervista alla sorella del dottor Ameisenhofen, un'attrice ovviamente. Ci sono i documenti in cui c'è il padre Wilhelm Ameisenhofen nel Novecento, c'è Peter Ameisenhofen, bambino con la sorella Elke. Notare che il padre, vestito ancora una volta con lo stereotipo dell'esploratore, con tanto di pappagallo sul trespolo, cose che suonano a dir poco ridicole da fumetto dell'inizio Novecento, che però fanno parte di un immaginario collettivo, no? Che facilita il passaggio dell'informazione falsa. C'è il laboratorio come lo trovano, c'è il laboratorio, scusate, l'archivio come lo trovano del dottor Ameisenhofen, come l'hanno trovato con Kuberta i Formigueira. E c'è l'inseminatore artificiale, perché come al solito non ce la fa a rimanere serio. E ci sono, qui c'è questa specie di tartaruga, un cumulo di carte appastellate in un modo disastroso. Prendi qualunque posto, ci metti questo affare qui e diventa l'archivio dell'università dove ha lavorato lui a Berlino. L'università che poi l'ha mezzo disconosciuto. Ci sono addirittura, vedrete in mostra, dei filmati brevissimi dove si vede lui che gira come un pazzo per i corridoi di quello che potrebbe tranquillamente essere un istituto accademico. E poi tutto quanto si basa sui documenti, perché lui va a classificare questi animali che trova in giro per il mondo e che nessuno conosce tranne lui. E ci sono tutti gli appunti in tedesco con tatto di macchie da umidità. Ci saranno anche le lastre rotte. E gli animali sono questi. Il serpente con le zampe in postura d'attacco. Ora, tra parentesi, e qui torna il gioco che lui ha raccontato molto bene rispetto a Picasso. Noi la mostra la vedremo in un museo di storia naturale, ma qui è stato anche clemente perché ha fatto una sala a parte, ma quando presentò un altro lavoro a Reggio Emilia nel museo di storia naturale, parlando di un'altra cosa, lui prese alcuni di questi animali e li piazzò in mezzo agli animali tassidermizzati che erano esposti nelle teche del museo. E vi posso garantire che se non li conoscevi, potevi crederci. E vedete come costruisce tutto, comprese le radiografie, i disegni, lo studio di dove li ha trovati, le posizioni della fase del esibito. Alcune cose sono meravigliosamente sbagliate. Come, dal punto di vista fotografico, ci sono gli scontorni fatti col rosso coprente, come si faceva una volta, per isolare la stampa, la zampa. Eccolo qua, vedete. Ci sono animali improbabili come il Mycostium vulgaris, che ha una zampa e una specie di braccio con cui prende a randellate i pesci per andare a pesca, che ovviamente fa solo sorridere. Ci sono foto del momento in cui viene scoperto, anche questo è un classico, punta su qualcosa che praticamente tu non vedi.
perché nella migliore delle ipotesi si confonde con l'albero. Altra situazione, però se fosse vero, magari potrebbe essere. Qui poi c'è un riferimento alla figura dell'indicatore, semiotica e tutto il resto, però ci sono foto che sono tecnicamente sbagliate, deliberatamente sono mosse, perché qui abbiamo il Perosomus pseudoscelus che ti sta attaccando e quindi non è che ti viene la foto ferma, sta correndo, ti sta attaccando, sei un attimino agitato, la fai come viene. E questo la rende credibile. C'è l'ittiocapra eretta, un pesce, mezzo capra. Con la zampa, anche questo, con tutto il disegno degli organi interni colorato sulla carta squadrettata, gli appunti, anche questo rovinato dal tempo. Ci sono le lastre che si sono rovinate. Vedete che questa si è spaccata, lastre di vetro. Tutto un lavoro certosino di falsificazione che fanno, costruiscono documenti. Poi, vabbè, gli Aerofantes, De Kenny, Prendiendo il Vuelo, vabbè. E poi prende via, no? Vedete che c'è un altro, il grande custode del bene supremo che compare ogni 100 anni per mezz'ora, roba del genere, quindi è rarissimo fotografarlo, vederlo, nessuno sa che esiste per questo motivo, e così via. Peraltro, nella mostra di Pavia, vedrete che c'è anche tutto un repertorio acustico. Ci sono dei pulsanti a fianco alle fotografie, e ci sono gli animali tassidermizzati, più o meno costruiti, mischiati ad animali che realmente hanno presentato delle deformazioni genetiche, tipo doppia testa, roba del genere. E quindi si ingenera un cortocircuito totale che viene reso credibile dal mezzo, talché molti, quando escono di lì, come vi dicevo all'inizio, sono profondamente irritati. Anche qui i riferimenti che ci sono, per esempio, alla quello che da noi si chiama l'isola del dottor Moreau. Adesso, al di là del dialogo, come sono vestiti, guardate le scene, vedete che hanno il cappello da esploratore, che è quello che lui attribuisce al padre. Quindi anche qui film famosi del 32 che diventano testimoni involontari della veridicità di cose assolutamente non vere, tenendo presente che gli animali non sono veri, ma lui ha veramente fotografato questi animali, quindi la fotografia in sé è vera. E vedete che anche qui, quando fa queste inquadrature da lontano, si vede o non si vede, no? Quello che c'è, e diventa molto simile alle foto che lui ci ha fatto vedere. Senza contare alcune similitudini con situazioni che vedrete adesso alla fine con questi personaggi. Guardate, vi prego di apprezzare la qualità della recitazione anche. Meraviglioso. Guardatevi questo soggetto, nelle foto che sono diffuse, assomiglia parecchio a questa foto che invece fa parte di fauna, quando fanno gli esperimenti, dissezionano gli animali per analizzarli, eccetera, eccetera. E questa era la foto di scena dell'attore che avete visto poco fa. Poi questa cosa, soprattutto quella di fauna, non è l'unico che si è inventato queste cose. Poi lui ha lasciato tracce, ci sono lavori abbastanza famosi come gli Afronauts, che sono questi immaginari astronauti africani, peraltro giocando ancora su stereotipi un po' più pericolosi di quelli che usa con Kubert. Ci presentano questi astronauti con le tute tutte colorate, africani che si allenano per andare nello spazio con questo programma, mi pare, dello Zambia, che poi finisce un po' così nel nulla.
Ci sono personaggi come Elspeth che fa un libro intero, il codice delle creature estinte, ovvero l'opera perduta del dottor Spencer Black, che ovviamente non è mai esistito, e di cui lui si inventa la biografia, e che dice che ha raccolto tutta una serie di testimonianze. Poi lui racconta come ha dissezionato questi qua e ci disegna tutta una serie di tavole anatomiche su questi personaggi che incontra e che questi animali estinti, figli un po' del mito, un po' del nulla. E con questo concludiamo. Vi lascio un ultimo empatico intervento di von Kuberta, e con questo abbiamo concluso. Se poi avete delle domande al termine, se sono in grado di rispondere, lo farò volentieri. Entonces voy a pasar del campo de la literatura al de la cooperativa. A Miriam Mayer. Bueno, tengo que hacer una confesión. O sea, Miriam Mayer la he creado yo. La he creado yo, pero a través de unas técnicas que son muy fáciles de explicar. Primero, el hallazgo fortuito. O sea, en la historia de la fotografía de los fotógrafos ficticios, o sea, el primer paso siempre es una maleta llena de negativos, una maleta llena de fotos, un encuentro en la cueva de Alibaba de un rastro, de unas fotos anónimas, que nadie hace caso y que de repente alguien las descubre y se da cuenta de que en medio de toda esa vulgaridad hay un tesoro, oro, ¿no? Y ese fue el caso para Vivian Mayer. O sea, yo encontré un archivo de más de 100.000 fotografías que me parecieron interesantes si se articulaba bien el dispositivo de visionado y el ensamblaje, el contexto de promoción del trabajo. Para eso, no podía hacerlo directamente. Si ese trabajo se asociaba a mi nombre, enseguida se hubiesen creado suspicacias, recelos, ¿no? Por lo tanto, necesitaba un testaferro, necesitaba a un historiador por digamos, figura puesta y interpuesta, que diese la cara por mí. Entonces, ya, o sea, le pedí a un compañero que tengo en Chicago que actuase como si fuese un historiador, un escritor que estaba buscando imágenes de Chicago para escribir un libro y que fuese siguiendo las instrucciones que yo le daba, ¿no? Entonces, esto fue realmente muy, muy fácil de hacer. Simplemente, en la medida en que empezamos a vender tiraje y a convencer a coleccionistas, a galeristas y a museos, pues montamos un pequeño negocio. Un pequeño negocio que consiste en vender la marca Vivian Mayer como una autora de la street photography, como una revelación, como alguien que pues, ha estado haciendo un trabajo soterrado, recordáis, hay que decirlo, con una historia que sea interesante, ¿no? En este caso es la historia de Mary Poppins, ¿no? Una nanny, ¿no? Una babysitter que trabaja en Chicago, que cuida a una familia, que viene de una extracción humilde, pero que tiene una gran cultura, que tiene una gran visión y que tiene una obsesión para agotizar el mundo que le rodea con su cámara pobre. Si va a todas partes, viaja con su cámara, va haciendo fotos, pero son unas fotos que ella se guarda y no ve nadie. Hasta que pues nosotros, el equipo que estamos detrás, la descubrimos y la empezamos a divulgar, ¿no? Entonces, de Vivian Mayer hemos hecho realmente un becerro, una bebé, ¿no? Y solo ahora pues empezamos a reconocer que la autoría es nuestra, que se trata de una operación de fe para demostrar justamente la facilidad con que podemos construir autores. Como la autoría, en el fondo, nos nace un proceso de fabricación ideológica, cultural y económica. E con questo vi lascio con la bibliografia di riferimento delle cose di cui abbiamo parlato. Ovviamente poi il discorso potrebbe essere enormemente più ampio, però insomma adesso avevamo un'ora, già l'abbiamo sforata di mezz'ora,
mi sembrava opportuno fare questa chiacchierata prima di andare a vedere la mostra, in modo da arrivare con qualche strumento, qualche piccolo strumento in più sul quello che è il lavoro di Von Kuberta, che è un grande provocatore, come avete capito, geniale, che a mio avviso si diverte anche un mondo a fare queste cose, perché c'è molto umorismo di fondo in tutto questo, no? Non ti sta proponendo delle cose false per imbrogliarti, ti sta proponendo delle cose false dicendoti: guarda che sono, ti dà gli strumenti per capire che sono false, ma anche ti dà gli strumenti automaticamente, che tu lo voglia o no, per guardare le cose, per guardare l'informazione, per guardare le immagini che ci vengono proposte, non sempre in modo innocente, con altri occhi, che ci permettono di essere un pochino più critici nei confronti di queste cose. A questo punto, se ci sono delle domande, chiedo di farle. Vediamo qui. Allora, qui abbiamo in chat due interventi. La fotografia che abbiamo visto pare che Von Kuberta si prenda a gioco in modo geniale del mondo della fotografia. Per Von Kuberta esiste una buona fotografia etica. Ma Von Kuberta non è che si prende gioco solo del mondo della fotografia. Von Kuberta si prende gioco praticamente di tutto, a parte che non è un gioco il suo, è un discorso estremamente serio che permette di riflettere su come noi possiamo essere manipolati anche grazie alla fotografia, non solo. Quindi, in definitiva, dal suo punto di vista, l'uso che ne fa lui è un uso etico. Lo usa per dimostrarti come anche attraverso la fotografia si possa essere in. Grazie Sandro, grazie mille, lezione molto interessante. Vabbè, devo scappare, Chiara Tanne che ci saluta. Se avete voglia di commentare, di dire qualcosa, le vostre impressioni su questo pazzerellone spagnolo, anzi catalano, qualche minuto possiamo. Dove posso trovare tutte le info sulla mostra di fotografia di Gloria? È stata organizzata. Giulia, hai ricevuto una mail in cui c'era un link a una pagina web da cui ti sei registrata, in cui c'erano le informazioni sulla mostra. Dopodiché, se tu l'avessi letta, avresti scoperto che sabato prossimo ci siamo organizzati per andarla a vedere alle 10:30 di sabato 18, tutti insieme appassionatamente, in modo che andando in gruppo, se siamo almeno una decina, ci fanno anche lo sconto sul biglietto d'ingresso. Andrea, tu sei qui? Posso fare una domanda? Sì, urla però perché non abbiamo attivato il secondo microfono. Grazie, molto interessante. Una considerazione quanto riguarda quello che c'è con Kuberta. Allora, il commento è questo. Anche altri, diciamo, artisti si sono occupati della verità con gli oggetti impossibili. Prendo l'esempio di Comunari, oppure la macchina impossibile di Heschel. Quello che mi è piaciuto, interessato, è che non sono solamente degli scatti, non è stata costruita in alcuni casi una vera storia, una pseudologia, quindi chiedevo forse anche un argomento più complesso da introdurre, il rapporto tra fotografia e cinema, nel senso come storia. Sì, però il cinema diciamo che si propone già come una finzione, per cui diciamo che da questo punto di vista non gode della fama probatoria della fotografia, non gli è stata costruita addosso questa cosa. Certo, poi c'è il discorso diverso, è il documentario, e chiaramente anche sul documentario possiamo insistere. Infatti vedrete che in mostra c'è anche un breve documentario che lui ha realizzato, che è un crescendo di surrealtà fino alla parte finale, in cui è evidente che sta giocando, no, sull'esagerazione dello stereotipo, che è parossistica,
Però tutta la prima parte è presentata esattamente come ti presenterebbe un documentario su questo personaggio realmente esistito. Poi alla fine, un po' lui credo che non resista oltre una certa misura al registro della serietà, un po' giustamente deve darti lo stimolo per rinquadrare tutto, no? Quindi sì, in qualche modo si occupa anche collateralmente di questo, però il suo interesse è in generale all'informazione in genere, che poi l'informazione usi la fotografia. Ma davvero che in un'intervista lui dice chiaramente, cioè in un'intervista, in quella conferenza di cui abbiamo preso dei frammenti, in un punto precedente a quello in cui parla degli autori, dice: ma a me non è che interessa la fotografia in quanto fotografia, interessa il processo di formazione e diffusione dell'informazione. Per cui dice, ma perché te la prendi sempre con l'arte? Non è che io me la prendo con l'arte, dice, io me la prendo, anzi, dobbiamo semplicemente constatare che anche il nostro mondo è affetto da questa cosa. Quindi per questo parlo di arte, per questo mi invento gli artisti fotografi, no? Poi avete visto come ne parla, no? Si vede che io sono un fotografo migliore di Picasso. È un senso divertito anche di quello che fa, però il discorso che fa è estremamente serio, come in tutti i lavori che abbiamo visto, e fa una stessa, ripeto, è uno di quei lavori che quando lo vedi dopo non riuscirai a guardare cose in cui è coinvolta la fotografia con gli stessi occhi, ti sembrerà tutto molto più difficile da credere. E in molti casi forse è anche giusto, poi ci sono quelli in cui è tutto vero, ma sappiamo che comunque la storia della fotografia, la storia della comunicazione, dell'informazione è strapiena di informazioni discutibili, di situazioni che sono state costruite alla bisogna perché erano oggetto di azioni di intelligence piuttosto che semplicemente di speculazione politica o commerciale. Perché tutto questo, noi stiamo facendo dei discorsi abbastanza così complessi, ma teorici, no? Non applicati a qualcosa di specifico. Parliamo generalmente di informazione, però senza pensare alla politica, pensiamo alla trasformazione che attraverso le immagini è stata data all'identità di genere, pensiamo alla trasformazione che è stata data a determinati prodotti, no? Ci sono campagne, diciamo la citazione, quella più banale del mondo, la campagna del Mulino Bianco, che propone un modello irreale che comunque risulta convincente, perché è quello che la gente vuole immaginare, quello che la gente vuole credere. Ci sono campagne che ogni tanto analizziamo, chi ha fatto i corsi qui avrà visto la campagna di Peugeot del 308, che è una serie di suggerimenti visivi attraverso le immagini che per molti versi io trovo agghiaccianti, perché sono un giudizio mio, però si rivolgono a un target ben preciso per coinvolgerlo sugli argomenti e sulle tematiche che a quel target sono collegate, perché i loro studi evidentemente hanno individuato in una determinata fascia di età di maschi o eterosessuali il cliente ideale, l'acquirente ideale di quella macchina. E questo lo vediamo su tutti i prodotti, cioè ci sono studi che non sono per niente casuali nelle immagini che vediamo, e si lavora in molti casi in modo abbastanza strisciante su queste cose, con allusioni a volte velate, a volte meno velate. Pensate alla pubblicità di alcuni profumi, ad esempio, no? Che strizzano l'occhio palesemente a un pubblico omosessuale. E così via, insomma, gli esempi sono infiniti. Insomma, chiaramente queste cose vengono utilizzate nel modo che si ritiene più opportuno e proficuo per chi le pratica. Bene, se non ci sono altre domande, avendo sforato di consueti 35 minuti, io vi ringrazierei per aver avuto la pazienza di ascoltare. Vi ricordo che
Sabato prossimo, che è il 18 novembre, alle 10:30 ci troveremo davanti a Cosmos, che è il Museo di Storia Naturale dell'Università di Pavia, in via Botta. Il civico ufficiale sarebbe 9, ma in realtà si entra un po' più in là, ma c'è il cappello. C'è questo cortile interno, e all'interno del cortile c'è l'ingresso del museo. Ci troviamo tra fuori e in cortile, a seconda di che tempo farà, e entriamo tutti insieme. La necessità che abbiamo a livello organizzativo è di comunicare entro giovedì al museo quanti saremo, perché devono organizzare per il gruppo, per lo sconto e tutto il resto. Quindi, siccome per fortuna sono un po' più lineari di quanto non siano in altre istituzioni di Milano, basta comunicare quanti siamo e ci fanno lo sconto in cassa. Non bisogna pagare anticipato come in tante altre occasioni, e questo ci fa molto piacere. Però abbiamo la necessità di comunicarlo entro giovedì sera. Quindi, cortesemente, entro giovedì, diciamo a mezzogiorno l'una, fateci sapere con una mail, poi vi manderemo un recall anche noi, ma fateci sapere se siete intenzionati a venire. Io vi consiglio di esserci, perché è una mostra piccola, ma molto fatta molto molto bene. E poi vi consiglio, una volta terminato, invece di andare a sinistra per uscire, andate a destra e fatevi un giro anche veloce, anche se non vi interessa molto, passeggiata nelle sale del museo, e capirete ancora meglio, essendo un museo estremamente moderno, capirete ancora meglio il lavoro prezioso che ha fatto Foncuberta nell'emulazione degli standard, dei modelli del Museo di Storia Naturale, per rendere credibile la sua mostra. Poi ricordatevi che a fianco alle immagini ci sono dei pulsantini rossi da premere per sentire la voce di questi animali che non esistono. Sandro, Sì? Certo, posso? Paolo. Allora, io intanto sono molto rammaricato di non poter essere con voi sabato prossimo da Tunisi, è un po' difficile. Sì, è Allora, un po' costoso l'occasione, anche. beh sì, purtroppo anche sono impedito, come tu sai. Beh, diciamo, ti sarei grato se c'è un catalogo della mostra, Sì. se me ne puoi prendere uno. Perché, come tu sai, io quando ho visto l'annuncio del webinar l'ho scartato subito e solo grazie ad un colloquio con te che oggi sono qui assieme a tutti voi, che saluto tutti, anche se non ho il piacere di conoscervi personalmente. Sono rimasto molto colpito e mi hai cambiato un pochettino, come tu avevi pronosticato, un po' l'approccio verso questo personaggio. E allora pongo una piccola domanda. Come si relaziona il suo lavoro in un contesto odierno nel sociale dove viviamo in mezzo alle fake news in tutti i generi, in tutti i campi? Il suo lavoro si colloca proprio come potenziale antidoto. Dico potenziale perché poi sta a ognuno di noi accettarlo o non accettarlo, ascoltarlo o non ascoltarlo. Come vi dicevo, ci sono persone che escono dalla mostra profondamente irritate, ma non succede solo da noi. Foncuberta ci racconta che è successo un po' dappertutto, racconta anche episodi divertenti, tipo alla prima mostra a Barcellona di fauna. C'è stato un bambino che ha ripreso i genitori, che erano inorriditi da queste cose terribili che fa la natura, questi mostri che vengono creati, e il bambino dice: "Ma guarda che papà, guarda che sono finti". Per cui è una cosa abbastanza divertente. Il catalogo c'è ed è questo qui. Te ne prenderemo una copia e te la teniamo da parte, perché hai detto che ci verrai a trovare. Eccolo Io qui, spero vedete. entro l'anno di venirvi a E lo trovare. teniamo da parte, se no ci mettiamo d'accordo, se lo spediamo, insomma, nella peggiore Sì, delle ma ipotesi. beh, Secondo me è spedirlo meglio in che te lo prendi di Tunisia, meglio, persona. no, spedirlo in Tunisia è meglio evitarne, troviamo tre. Quindi Sì, andrò a guarda, sì. prenderlo. Cioè, come minimo c'è il rischio che si rovini spedendolo, anche Beh, che il non minimo. arrivi proprio. Va bene. Allora, grazie a tutti. Fateci sapere se sabato ci sarete, io spero di sì, numerosi. Invitate chi volete, portate chi volete, più siamo meglio è. Se gli intasiamo il museo ci odieranno, non ci faranno più entrare, ma sarebbe un bel risultato per noi, a prescindere, riuscire a farlo.
E ribadisco che secondo me è anche importante vedere queste cose perché fanno bene, cioè ci ampliano in un modo incredibile la visione, che poi è lo scopo dei suoi lavori. Grazie a tutti e alla prossima. Buona serata a tutti. Grazie. Ciao Sandro. Ciao. Ciao, grazie.